Buongiorno, sono l'insegnante Blesio Paola del Liceo Artistico Statale di Lodi Callisto Piazza. Insegno laboratorio nel primo biennio. Quest'anno mi è stato proposto dalla professoressa Concetta Greco, che si occupa di legalità e costituzione e collabora con il Centro di Promozione della Legalità di Lodi, di svolgere un lavoro sulla figura di Rita Atria e anche delle donne che hanno contribuito a sconfiggere la mafia. Il progetto è stato pensato per la settimana della legalità che avrebbe dovuto svolgersi a maggio, ma a causa del Covid-19 non si è potuta svolgere. Gli studenti, in ogni caso, hanno con gioia portato avanti questo progetto e nel periodo di aprile-maggio ho lavorato con queste classi in modalità DAD. Al termine del progetto abbiamo realizzato alcuni video che sono il frutto dei loro lavori. Ringrazio vivamente le classi. Non ho operato una scelta dei lavori più belli, in quanto ho preferito, nei limiti del possibile, dare spazio a tutti. Ho dedicato a Rita Atria anche un mio lavoro. Il mare è rosso, rosso come il tuo sangue. Rita Atria, la piccirita di Partanna che si ribellò alla mafia. Ringrazio per la collaborazione la preside Daniela Verdi, la mia collega Concetta, le rappresentanti di classe e dei genitori, con particolare riferimento a Paola e soprattutto al Centro di Promozione della Legalità di Lodi. Grazie agli studenti e a tutti coloro che hanno partecipato. Buona visione.
notizia arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. È nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile, resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata. Percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo, sventrato dall'esplosione che ha aperto un piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice in questa nuova ennesima strage sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Fusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Mentre le radio e le TV diffondono la notizia, in una città spopolata dal caldo, ambulanze, auto delle forze dell'ordine e magistrati accorrono sul luogo e insieme a loro la gente di Palermo, tutti coloro che hanno parenti e amici che abitano in quella via. La gente si affolla, cerca notizie, piange, prega le forze dell'ordine di farli passare. Siamo in guerra, dice un passante.